Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi vi riporto in cucina e andiamo a realizzare una ricetta velocissima che si prepara con solo 3 ingredienti per una cena davvero davvero gustosa. Prima però vi ricordo di lasciare un mi piace al video per supportarmi e condividete la ricetta con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, andiamo! Dunque, cominciamo con il primo ingrediente ed è del pollo. Io ho scelto il petto intero e me lo vado a tagliare da sola a listarelle di circa 2 centimetri. Adesso lo metto un attimo da parte e vado a prendere le patate che ho già lavato, sbucciato e tagliato a spicchi. Le verso nella teglia del forno. E la stessa cosa faccio con i carciofi. Li stendo un pochino e ora vado a insaporire con sale, pepe, prezzemolo, rosmarino e poi dell'olio. Io utilizzo sia quello di semi che l'olio d'oliva e poi vado a mescolare bene tutte le spezie insieme alle patate e ai carciofi in modo da insaporirle bene. Infine le appiattisco di nuovo e aggiungo una spolverata di pan grattato. Dopodiché vado a posizionare sopra anche le mie striscioline di pollo. Questo sarà il risultato. Ora non mi resta che cucinare il tutto in forno. 200 gradi per 40-45 minuti. E niente, con questo è tutto. Come avete visto, è davvero molto molto veloce da realizzare. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, ma soprattutto adesso tocca a voi. Lasciate un mi piace al video e condividetelo e lasciate scritto sotto nei commenti la vostra ricetta di battaglia per una cena veloce ma gustosa. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!